ore 9 di mattina, lasciamo la nostra casettina, ciao casettina, lasciamo questo posto incredibile perché la visuale era davvero bella. Tieni. Questo posto è davvero incredibile, questo rumore dei piccoli pappagallini verdi che vengono qui, le galline non so dove siano, e ci dirigiamo verso la stazione dei Puma. Stanno dormendo ancora, dici? Rebecca sta meglio, non ha più la febbre, non ha più il vomito, ha solo un po' di tosse e la voce giù. Ci hanno detto che probabilmente è una forma virale, anche parlando con gli altri abitanti, dicevano che anche i loro bambini l'hanno avuta, una settimana e va via, mancano due giorni per arrivare ad una settimana. E torneremo qui sicuramente, magari in una stagione diversa, per goderci di più questo paesaggio fantastico. Eccolo! Eccolo qui il pappagallino verde! Eccoli! Meravigliosi! Eccoli là sopra! Questo rio tranquillo è davvero spettacolare, piccolissimo, ma ha davvero dei tesori. Quelli lì sono ara piccolini. Sono ara piccolini, dici? Sì, può essere, amore. Salutiamo le pecore. Ciao pecore. Pecore che si grattano. Galline. Gallina. Guarda, che bel pelone. Loro non hanno freddo, amore. E poi qua ancora i palloni gallini. Vengono a salutarci. Che meraviglia. E le pecore. Il posto è davvero bucolico. Un cagnolino che è andato da papà. Mirko che ha paura di perdere il pullman e continua a dire con un corvo le 9:10. Arrivati a Coyahique. 1,5 km di passeggiata in salita e questa è la nostra casetta. Andiamo a vedere com'è. Che sei il cane? Eccoci! Via le scarpe. Nuova casetta! Addirittura una casetta per noi con una cucina. Una camera per Rebecca, una camera per noi. Ma cosa ci sarà? Ah, un'altra camera per non so chi e il bagno. Muy bien, bella sta casa, molto bella. Abbiamo trovato questa offerta su, stranamente, un motore di ricerca. Ce la godiamo, stiamo qua 3 giorni, ci rilassiamo e mangiamo perché abbiamo fame. Pronta? Perfetto, andiamo. Oh là, guarda che bel panorama. Nuvole bassine, il piano che ci sono le macchine. Che bella montagna là, guarda. Sì. Montagnone gigante. Mi sembra un dolcione gigante. Un dolcione? Vero? Può essere. Eccoci! Tutti per te! Guarda che belli che sono! Thank you.
Aspetta che tocca a me. Ciao cagnone. Dico io, tu corri. Ciao cagnone, cosa facciamo? Giochi con noi. Strega comanda color verde. Nuovo gioco, pega pega. Aiuto. Sono molto stanco, mi lascerò prendere. Adesso tocca a te. Sei stanca. Cosa collo? Peppa? Giubbino. Me lo voglio preparare. Ci prepariamo a lasciare. Ci prepariamo a lasciare tutta questa camera. Questa è tutta la mia roba. Giubbino, felpa, guanti, caldacollo e cose termiche. Molto bene, amore. Dopo ho questi stivaloni con il pelo, fiori e cuori. Mamma mia, che meraviglia, amore. Meravigliosi. E gocce d'acqua intorno. Ma certo, tesoro. E questi sono da allacciare e ce ne sono due. E qua è da allacciare. E sono termici. Perfetto, amore. Questi li abbiamo presi a Puerto Natales, che ci sono delle tiende, quindi dei negozi di, loro le chiamano roba americana. Questi qua c'è dove cammino. Sì. E non senti freddo dopo. E soprattutto non entra l'acqua. Non entra l'acqua perché ci puoi camminare. Esatto. Sono sia che per la neve e dopo anche per l'acqua. Certo. E questi li abbiamo. Puoi correre sulla neve o sull'acqua o dentro l'acqua, dentro le pozzanghere. Ecco, perfetto. E questi qua, insieme anche ai suoi pantaloni termici qui per la neve, li abbiamo presi a Puerto Natales. In questi negozi che si chiamano tipo tienda americana, di roba americana, dicono, che è praticamente vestiti usati, quindi venduti a pochi euro, ecco, e sono meravigliosi, quindi li abbiamo presi per lei, così almeno insomma può andare nella neve, giocare con la neve, ha nevicato e quindi è perfetto. E quando smetteremo di usarli li rivenderemo anche noi e quindi insomma viva l'economia circolare. Mancherà il coperta, la nostra copertona rosa meravigliosa. Non abbiamo mai avuto freddo qui. Che cosa spettacolare. Ciao copertona. Ciao copertona. Vedremo nella prossima casa se avremo freddo o caldo. Chiuso, spento, chiuso. Qua c'è un po' di legna se loro la vogliono. Dobbiamo scrivere solo alla duegna che purtroppo non siamo riusciti a buttare la pattumiera. E basta. Ultima pipì e poi via. Abbiamo acquistato già i biglietti. Abbiamo già acquistato i biglietti del pullman e anche quelli della nave. Magia, amore? No. Oh. Ripartiamo da questa casetta dove siamo stati per sei notti a riprenderci dai vari malanni, dai vari malesseri che avevamo. Abbiamo ancora un pochettino di tosse, io e Rebecca soprattutto. Elena e anche la
mamma. Un pochino, sì, un pochino anche la mamma. Per quanto riguarda i traghetti, esistono delle rotte convenzionate in cui lo Stato mette delle tariffe agevolate anche per gli stranieri, soprattutto se si viaggia in determinati giorni della settimana. Noi avremmo dovuto partire con il traghetto di questa sera alle 8, viaggiando di notte, arrivando tranquillamente e comodamente domani mattina. Invece partiremo alle 4 di mattina, per cui un orario, diciamo, non proprio comodo, e faremo più fermate e arriveremo domani sera, però in tutto siamo riusciti a risparmiare 90 euro perché Rebecca poi non paga neanche, per cui paghiamo di meno io, paga di meno, io pago di meno, Elena paga di meno e Rebecca addirittura non paga, per cui super mega risparmio. Vamos. C'è un unicorna, c'è Minnie, c'è Rebecca, un coniglio, siamo pronti. Adesso ci stiamo andando in stazione, abbiamo un pullman alle 4:30 che ci porterà in 3 ore a Puerto Cisnes, perché da lì partiremo di nuovo. Faremo una notte e poi ripartiremo. L'autobus l'abbiamo preso su internet perché abbiamo visto che il costo è uguale. Quindi è meglio comprarlo su internet perché possiamo pagarlo con la carta di credito, con la carta di debito, e le nostre carte sono quelle senza commissioni. Vi lasciamo anche qua il video che abbiamo fatto sulle nostre carte per risparmiare il più possibile in viaggio. Il fatto è che con il pullman, se si acquista le piccole stazioni che ci sono in questi posti, perché non sono delle vere e proprie stazioni, sono quasi come dei parcheggi degli autobus, molte volte non è possibile pagare con la carta perché non hanno proprio il POS, e quindi con i contanti per noi in questo momento è difficile, perché a sud della Patagonia ci sono solo alcune banche, tra cui BC, Banco del Cile, e hanno tutte delle commissioni di 5.000 e 8.000 pesos ogni volta che ritiri, e hai un massimo che puoi ritirare di 200 euro. Quindi noi abbiamo ritirato solo una volta perché non potevamo fare altrimenti, per pagare una casa e per pagare un alloggio, e adesso non vogliamo più ritirare, insomma, perché i costi, insomma, sono un po' alti. Qualsiasi carta si abbia, anche le nostre, purtroppo se hai una carta che è internazionale, comunque non cilena, bisogna pagare queste commissioni. Mentre invece per pagare le case, gli alloggi, abbiamo trovato la possibilità di fare una trasferenza, quindi una sorta di bonifico bancario a loro, che anche i privati ce l'hanno ovviamente, perché basta avere un conto, e lo possiamo fare con la nostra Revolut a una commissione molto bassa di 1 euro, quindi ti converte proprio il denaro e lo invia, ed è meraviglioso. Meno male che abbiamo Revolut, perché altrimenti avremmo pagato davvero uno sproposito di soldi. Ci siamo solo riposati in questi giorni, tanto riposo, abbiamo fatto dei video, abbiamo scritto degli articoli, abbiamo mangiato e nient'altro. Il tempo è meraviglioso oggi, salutiamo le montagne di Coyhaique e andiamo. In questo zaino, che di solito è vuoto, nel mio zaino, che di solito è vuoto, adesso è pieno perché andremo ancora in piccoli paesini. Questa invece, essendo una piccola cittadella, aveva dei prezzi, insomma, abbastanza normali, li abbiamo trovati in linea con quelli dell'Argentina e comunque di Puerto Natales, e quindi abbiamo preso pasta, circa 400 grammi di pasta a 80 centesimi, e poi anche, insomma, cose pronte, quindi scatolame eccetera. Wow, che bello, i giochi, scatolame eccetera, e così siamo pronti per gli ultimi giorni in questi posti un po' sperduti, ecco. Vai amore, partala tu. A
approfittiamo di questo momento di passeggiata tranquilla, traffico permettendo, per raccontarvi anche delle nostre disavventure, no? Perché uno dice, ah, va sempre tutto bene, è sempre tutto facile, sì. L'altro giorno ho deciso di fare colazione e poi di mettermi a lavorare col computer, come facciamo sempre, appoggiando il caffè vicino al computer. Il computer ha richiesto un po' del mio caffè, voleva assaggiarlo a tutti i costi e io non ho saputo negarglielo e quindi ha fatto il bagno dentro il caffè. Il risultato è fumo che usciva e computer che ci salutava. Per cui adesso siamo riusciti a recuperare l'hard disk che abbiamo trasformato in un hard disk esterno, qui lo possiamo utilizzare con il computer di Elena, ma ahimè ci toccherà fare a meno di uno dei computer. Ora noi ce l'abbiamo dietro perché l'idea è quella comunque di recarci in un grande centro o qui in Cile o in Argentina per cercare di farlo riparare, anche se a mio dire, dato il fumo che usciva e vedendo il danno tra scheda madre e uno dei componenti o un paio di componenti, adesso non riesco bene a capire, ci sarà ben poco da fare, però questo è quanto. L'alternativa è cercare un piccolo computer o un computer comunque funzionante ma che non sia così performante come lo era il precedente, da portare dietro e utilizzare l'hard disk che siamo riusciti a salvare come una memoria esterna. E niente, abbiamo conosciuto tutti i negozi di riparazione di computer della zona, siamo famosi in tutta Coyhaique. Vuoi una mano? No. Brava. E via, verso l'infinito e oltre. Sono le 3:30 del mattino. Stiamo aspettando che arrivi il traghetto. Ci siamo un po' spaventati perché siamo arrivati al molo e non abbiamo visto niente. Ieri c'era una nave che stava caricando, che era quella di ieri sera, per cui adesso aspettiamo. Ho detto che abbiamo parlato con gli agenti della dogana, ha detto che tra poco arriverà. Se per adesso siamo gli unici passeggeri, c'è una macchina, un camioncino qua, una macchina nel parcheggio, è molto silenzioso. Adesso prenderemo questo traghetto che ci porterà fino a Quellón. Non è una tratta diretta, arriveremo domani sera dopo, non mi ricordo quante ore, perché partiamo alle 4, 14, 16 ore penso di traghetto. Comunque era la tratta più economica, per cui a noi questo basta. Abbiamo passato questa notte in un ostello, abbiamo contrattato per una sola camera con un letto per far riposare Rebecca, noi siamo riusciti a lavoricchiare un attimino e poi basta, poi siamo andati a nanna presto proprio perché avevamo in programma questa bellissima sveglia. Adesso Rebecca fa un po' di colazione, Elena finisce di lavorare, ecco lì dentro al calduccio in attesa della barca. Ah, peccato! Ci vediamo sulla barca. Eccoci qua pronti a imbarcarci. Questa è la soluzione più economica per andare a Quellón. Abbiamo già fatto tutti i nostri le nostre prove, abbiamo provato a vedere quanto potesse costare il pullman e nonostante tutto col pullman avremmo dovuto arrivare fino a Puerto Montt e poi ridiscendere e prendere un piccolo traghetto, e quindi questo è decisamente la cosa più economica, però ovviamente l'orario non è fantastico e ovviamente ci pieghiamo un po' di tempo, però insomma la cosa bella di questo viaggio è che
vogliamo impiegare il tempo come meglio crediamo e quindi la risorsa tempo c'è. E quindi facciamo di tutto per trovare le soluzioni più economiche e alcune volte sono anche molto caratteristiche, quindi vedremo cosa potremo vedere in mare oggi e se anche non vedremo niente sarà una nuova avventura. Rebecca con tutte le sue belle manine sporche, tutte le bricioline e stiamo mangiando i cereali. Ti piacciono, Rebecca, questi cereali? Ti piacciono? Questa è la nave, questa è Elena. Elena che vuole fare il video della nave, che è parte della nave. Saluta la nave, Elena. Ciao. Bene. Questa è la nave, bel caldino. Adesso con Rebecca noi andiamo di là, in fondo, dove c'è uno spazio per giocare. Mentre io scrivo la mia stessa. Esatto, adesso siamo arrivati, questo è il paesaggio qui fuori. Carino. Bucolico, come direbbe Elena, bucolico, molto bucolico, vero Elena? È molto bucolico. Eccoci, tavolini e seggioline. Andiamo verso Keion. La barca è un po' mossa perché abbiamo lasciato le acque un po' protette dai fiordi e siamo nell'ultimo tratto un po' più verso le acque aperte. Infatti Elena e Rebecca sentono un po' il mare. Questo è il risultato. 2KO. Cielo, mare. Cielo, mare. Divertente. Eccoci, siamo arrivati dopo 14 ore o 16 di traghetto. Abbiamo trovato subito il nostro ostello qui vicino al porto, abbiamo fatto un rapido check-in e siamo andati a fare la spesa per mangiare qualcosa. Stasera videos pronto, spaghettini pronti e via nanna. Siamo un po' stanchi tutti, però siamo arrivati a Keion. Domani esplorazione della città. Buonanotte.